Zona franca urbana, il Mise pubblica l'elenco delle imprese, un grande successo, così lo ha definito Tore Cherchi, coordinatore istituzionale per il Piano Sulcis, intervistato questa mattina. Il presidente Pigliaru incontra i sindaci del territorio, un primo passo verso i problemi lamentati dai primi cittadini che chiedono di accelerare i tempi per dare attuazione al Piano Sulcis. Settimana Santa, oggi il Descenso, la processione più attesa. Iglesias si prepara a ospitare migliaia di persone per uno degli eventi religiosi più importanti dell'anno. Carbonia, nella casa amica San Luigi, la prima mostra di zucche ornamentali. Denise Diana, pirografa, ospite dell'appuntamento del venerdì. Approfondimento giornalistico in onda dopo ogni edizione del TG40. Ben ritrovati su Canale 40, apriamo con la fiscalità di vantaggio per il Sulcis Iglesiente. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la graduatoria delle imprese ammesse con gli importi delle agevolazioni fiscali. Tore Cherchi, del coordinamento istituzionale per l'attuazione del Piano Sulcis, nella nostra intervista telefonica ha definito un successo la risposta delle imprese al provvedimento. Tamara Peddis. Ci si aspettava tutta questa partecipazione? Certo che sì, anzi forse anche qualche donna di più, perché ha constatato che c'è stato un certo numero di imprenditori che nonostante se ne sia parlato molto, in realtà poi non risultava essere informato. 4.359 sono un successo, 4.359 piccole e micro imprese del Sulcis Iglesiente che vengono ammesse ai benefici della cosiddetta zona franca urbana, benefici fiscali e benefici contributivi importanti, un successo, non c'è dubbio. L'importo però che è stato concesso per le esenzioni consentirà una copertura soltanto per 3 anni. E poi che succederà? Abbiamo ottenuto un provvedimento che secondo i conti che facciamo un po' all'ingrosso, però abbastanza precisi, valgono 3 anni di fisco, equivalente a 54 milioni di euro mediamente, complessivamente, e 70 milioni di euro di riduzione dei contributi, che significano probabilmente un paio d'anni di esonero contributivo, sempre anche in questo caso dipende da impresa a impresa, ecco, perché sono avvantaggiate le micro imprese, le imprese cioè che hanno meno di 10 addetti in tutta questa vicenda. La misura, i 124, cioè circa 125 milioni di euro, coprono un periodo, non gli interi 14 anni, come appunto correttamente diceva lei, e intanto applichiamo questo, e parlamentari del buon governo dovranno provvedere, come accade in Francia, a finanziare teoricamente questa misura. Attenzione, è una cosa molto importante quella che è stata fatta, che dimostra due cose. Primo, si è di fronte ad una risposta concreta anche nei confronti dei non pochi che sono stati alla finestra nella crisi del territorio, sul piano politico intendo dire. Bisognerebbe riconoscere i meriti di chi ha lavorato, uno di questi è certamente sono gli enti locali. Un altro è stato il senatore Francesco Sanna, che ci ha dato una mano concreta, lo voglio dire, in Parlamento. E poi ci sono stati quelli che hanno agitato semplicemente a vuoto le cose. Più in generale, il Piano Sulcis non è una scatola vuota, è un piano che ha dentro risorse pubbliche per 623,4 milioni di euro, che possono muovere almeno un altro miliardo di euro di risorse private. Il punto è attuarlo. Nel caso della fiscalità di vantaggio, la direzione competente ha lavorato seriamente e ha rispettato i tempi. Se tutte le direzioni che hanno le responsabilità per le diverse parti del programma lavorassero con la stessa serietà e con lo stesso impegno, ecco, i programmi camminerebbero. Lo sviluppo dei programmi dipende concretamente dalla capacità di lavoro delle persone che vi si applicano, no?
questo punto che bisogna insistere molto, vigilare, soprattutto considerata la grave situazione sociale del territorio. Ma il fatto che questa misura sia arrivata agli effetti pratici sta a dimostrare che le cose possono essere fatte, no? Prima riunione dei sindaci del Sulcis Iglesiente con il presidente della regione Francesco Pigliaru. L'incontro si è svolto ieri a Cagliari nel palazzo di Viale Trento. Erano presenti 16 primi cittadini ai quali il governatore sardo ha illustrato non solo gli indirizzi e le azioni che la giunta si prepara a portare avanti, ma anche il contenuto della riunione avvenuta alcuni giorni fa a Roma con il vice ministro Claudio De Vincenti per definire singoli tavoli specifici relativi ai problemi che i sindaci lamentano da tempo. Vediamo questa intervista realizzata con il primo cittadino di Sant'Anna Resi, Paolo Dessì. Prima riunione dei sindaci del Sulcis Iglesiente con il presidente della regione Francesco Pigliaru. L'incontro si è svolto ieri a Cagliari nel palazzo di Viale Trento. Erano presenti 16 primi cittadini, ai quali il governatore sardo ha illustrato non solo gli indirizzi e le azioni che la giunta si prepara a portare avanti, ma anche il contenuto della riunione avvenuta alcuni giorni fa a Roma con il vice ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti, per definire singoli tavoli specifici relativi ai problemi che i sindaci lamentano da tempo. E ieri c'è stato l'incontro del presidente della regione, il primo incontro con i sindaci del Sulcis Iglesiente. È rimasto soddisfatto il sindaco da questo incontro? È stato, dal mio punto di vista, abbastanza positivo. Uno, perché comunque sia abbiamo potuto parlare del piano Sulcis, si sono fatte alcune riflessioni importanti verso le quali condivido in alcuni aspetti la sua filosofia, e in più si è parlato di tutti i problemi delle amministrazioni locali e soprattutto di questo territorio. Le cose fondamentali è che bisogna dare gambe a questo piano Sulcis. Per dare gambe c'è necessità di una serie di interventi. Il primo è una cabina di regia e capire veramente chi deve coordinare e mettere a sistema tutte le iniziative che sono dentro il piano Sulcis. L'altra questione è che, oltre al patto di stabilità, che dipende sicuramente, è fondamentale, importante, ma dipende dallo Stato principalmente rispetto alla Regione Sardegna e poi il beneficio che ne possono avere le amministrazioni locali, è chiaro che bisogna intervenire su quello che può fare la Regione e quindi cercare di eliminare la burocrazia. La maggior parte della burocrazia scaturisce da un mancato coordinamento tra i vari assessorati, scaturisce da delle situazioni che può governare sicuramente la regione, ed è quello forse l'elemento fondamentale, come abbiamo sempre detto, che aiuterebbe senz'altro in alcuni casi a migliorare e ridare fiducia ai cittadini nei confronti delle istituzioni. Voltiamo pagina, sarà una Pasqua sottotono anche per i dipendenti del consorzio di bonifica del Basso Sulcis, per niente soddisfatti, spiega Gianluca Trastus, dell'ennesima soluzione tampone adottata. Si tratta infatti del pagamento della 13ª, 14ª e dello stipendio di dicembre. Ciò significa, ha sottolineato l'operaio dell'ente, che restano comunque 4 stipendi arretrati. I soldi sono arrivati, è vero, ha commentato, ma gli stipendi, se tutto va bene, li vedremo tra non meno di 15 giorni. Non escludiamo a questo punto, ha concluso Trastus, di mettere in campo nuove azioni di protesta già dalla settimana prossima. Non è più tempo di aspettare. L'assessore regionale all'industria Maria Grazia Piras ha visitato ieri il consorzio industriale a Portovesme per conoscere di persona le problematiche che da anni ostacolano lo sviluppo dell'area industriale. Il rappresentante dell'esecutivo ha incontrato prima il presidente dell'ente, Giorgio Alimonda, poi i responsabili delle fabbriche e i sindacati. Burocrazia eccessiva, necessità di infrastrutture e alti costi energetici sono stati i problemi messi in evidenza dai rappresentanti del territorio. Sulla visita dell'assessore è intervenuto il consigliere regionale di Forza Italia, Ignazio Loccis, allo scopo
dell'assessore era quello di conoscere la situazione drammatica in cui versa il territorio, ha detto Locci, sarebbe stato opportuno organizzarlo con un ulteriore preavviso, offrendo agli interessati la possibilità di preparare delle relazioni tecniche dettagliate in modo da garantire un contributo compiuto alla discussione senza correre il rischio di dover subire politiche da neocentralismo cagliaritano. E parliamo adesso del progetto dell'imprenditore di Iglesias Ninetto de Diu, che prevede la realizzazione di un centro termale in prossimità della spiaggia di Coiguadus. Ieri pomeriggio, in una affollatissima sala conferenze della grande miniera di Servariu, si è tenuto un convegno per illustrare gli ultimi sviluppi dell'intrapresa economica. Tutti i dettagli in questo servizio di Fedele Balia. Oltre 10 milioni di investimento, circa 200 posti letto, dai 100 ai 120 nuovi occupati. Sono alcuni dei numeri del progetto che prevede la realizzazione di un centro termale a 5 stelle con vista sulla spiaggia di Coiguadus a Sant'Antioco, illustrati ieri pomeriggio in occasione del convegno Sant'Antioco Terme, organizzato dal padre del progetto, l'imprenditore di Iglesias Ninetto de Diu, svoltosi nella sala conferenze della grande miniera di Servariu. Scopo dell'iniziativa, cui hanno preso parte gli studiosi che in 4 anni hanno lavorato all'intrapresa economica, era illustrare gli ultimi sviluppi del progetto a partire dalle qualità delle acque termali ricercate e individuate nel sottosuolo di Coiguadus. Ebbene, secondo il professor Claudio Fuganti, geologo che ha condotto gli studi poi certificati dall'Università di Cagliari, le acque termali ci sono, si aggirano intorno ai 20 gradi e possono essere utilizzate nel centro a scopi benefici. Queste acque hanno caratteristiche tali da essere utilizzate nel centro termale, inteso come centro termale, una struttura delle terme dove curano le malattie. Molteplici gli usi possibili delle acque termali made in Coiguadus. Le cure per cui possono essere utilizzate queste acque sono le cure idropiniche, cioè l'acqua da bere, le cure natatorie e soprattutto le cure balneoterapiche, che possono essere indirizzate sia alla cura delle artrodermopatie, sia alla cura delle vasculopatie, sia alla cura di malattie dermatologiche. Obiettivo dell'architetto Massimo Pisu, che ha elaborato il progetto della struttura, creare una costruzione ad impatto zero che si integri il più possibile con il territorio circostante. Dialogare col territorio, col paesaggio, dialogare anche con la popolazione, riuscire a dialogare anche con chi entrerà dentro queste strutture, individuare un linguaggio che sia accettato, che sia compreso e che ci consenta di creare sensazioni, evocazioni e comportamenti all'interno delle nostre strutture architettoniche, utilizzando quei segni, quei simboli, quei segni che sono propri della nostra terra, della nostra cultura, della nostra storia. Questo è l'obiettivo. Un progetto che tuttavia, oltre alle resistenze degli oppositori, si scontra con una burocrazia incancrenita. Il quesito è: si può realizzare, dato che dovrebbe sorgere in zone agricole? In merito dovrebbe esprimersi la Regione, che in 4 anni non è ancora riuscita a fornire una risposta definitiva. È un peccato che nel Sulcis, in Sant'Antioco, c'è l'oro bianco, quell'oro bianco che può determinare questa sofferenza economico-sociale che esiste nel tutto il Sulcis, perché da quell'oro bianco, che sono acque termali, si può muovere quello che adesso è tutto fermo. Tutti quanti manifestano il sì, va bene, deve essere fatto e così via, questo l'abbiamo sentito anche 4 anni fa. Adesso spero che con questa nuova giunta si porta a termine quello che, se veramente hanno intenzione di darci i benestari, c'è l'unico strumento che la legge lo consente, è quello dell'intesa, che potrebbe essere attuato nell'arco, non dico di mesi, ma anche di qualche settimana, perché se noi dovessimo attenerci a dover attendere la realizzazione del PUC a Sant'Antioco ci vogliono anni, come ci vogliono anni per tanti altri comuni. Quindi l'intesa è quella che dovrebbe snellire e abbreviare la tempistica, altrimenti sono veramente stanco. Ha detto bene lei, sono stanco.
Ieri mattina, intorno alle 7, in via Abruzzi, a Carbonia, ignoti hanno dato fuoco al portone in legno della sede dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. Una squadra dei vigili del fuoco, intervenuta sul posto, ha spento le fiamme che hanno comunque danneggiato parte del portone. Un passante che si trovava sul posto in quel momento ha dato immediatamente l'allarme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, i quali hanno appurato che il danneggiamento non ha interessato l'interno della struttura. Non si conosce al momento il movente di tale gesto, pertanto le indagini dei militari proseguono. Vediamo adesso un servizio relativo al cimitero di Carbonia e alle barriere architettoniche. Manolo Mureddu. Buongiorno, in che condizioni è secondo lei il cimitero? Potrebbe essere seguito un po' maggiormente, in particolare dalla polizia in generale, perché, e poi anche per il fatto delle persone anziane che trovano difficoltà a dover andare a visitare i loculi dei loro cari, per cui un'assistenza più completa. Ci sono delle barriere architettoniche? Ci sono delle barriere architettoniche che proprio anche diventa difficoltoso camminare anche per un giovane che diciamo, può trovare questi ostacoli così. Anche salire tra un campo e l'altro dove manca lo scalino, uno non deve andare a fare il giro, basterebbe lì spianare ricolmando, abbassando l'altezza dello scalino stesso. Penso che siano cose semplici che si possono ottenere senza... Ma in particolare la manutenzione della pulizia è importante. Terminano oggi a Iglesias i riti della Settimana Santa con la processione tanto attesa del descenso, la morte di Gesù, un corteo molto commovente che si snoderà questa sera per le vie del centro cittadino con personaggi e aspetti che evocano la cultura spagnola. Ieri c'è stata una grande partecipazione dei fedeli alla processione della Dolorata che ha fatto sosta in tutte le chiese cittadine addobbate per l'occasione. Savipia Consou e Scocco Eddus, tra tradizione e innovazione, è il titolo della mostra inaugurata l'11 aprile scorso nella grande miniera di Serbariu a Carbonia, organizzata dalla sezione antropologica del Museo del Carbone, diretta dalla professoressa Paola Azzeni, in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura, il parco geominerario e l'Università di Cagliari. La mostra, visitabile sino a lunedì 21 aprile, ha l'obiettivo di far conoscere al pubblico i modi di vivere la Pasqua che hanno caratterizzato da sempre le famiglie originarie del Sulcis Iglesiente. Sport e cultura. La Giunta Comunale di Carbonia ha deliberato la propria collaborazione per una serie di eventi che si terranno in città. Vediamo il servizio. La Giunta Comunale di Carbonia ha approvato diverse delibere per contribuire a arricchire il calendario delle iniziative culturali e sportive che saranno ospitate nei prossimi mesi dalla città. Per quanto riguarda le attività sportive, l'amministrazione comunale intende collaborare per le fasi finali del campionato di calcio 5 over 40 della Federazione Sport Sordi Italia in programma il 2 e il 3 maggio e per le fasi finali del campionato italiano di calcio a 5 della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale organizzato dalla Polisportiva Girasole in programma dal 22 al 26 maggio presso il Palazzetto dello Sport. L'amministrazione comunale inoltre partecipa al bando della gestione commissariale della ex provincia di Carbonia Iglesias per ottenere il finanziamento al fine di realizzare il meeting di atletica leggera Memorial Mirko Masala in programma tra il mese di settembre e quello di ottobre. Per quanto riguarda le attività culturali, il Teatro Centrale di Piazza Roma ospiterà il concerto della banda musicale Bellini di Carbonia, previsto per l'11 maggio, lo spettacolo teatrale proposto dalla LUTEC il 30 maggio e la rassegna cinematografica Identità in Transito organizzata dalla Società Umanitaria nei giorni 27, 30 aprile, 4 e 7 maggio. Ancora, l'amministrazione comunale di Carbonia collaborerà all'organizzazione di due importanti eventi culturali che hanno come obiettivo la promozione del patrimonio artistico della città. Il primo è la mostra fotografica di Ignazio Vacca, prevista per il 17 e 18 maggio in concomitanza con Monumenti Aperti presso il Teatro Centrale.
Il secondo appuntamento invece è la mostra collettiva Noi ci siamo, organizzata in collaborazione con un gruppo di giovani artisti locali, che si terrà dal 9 al 29 agosto presso la Saletta del Portico. Con questa notizia è tutto, vi lascio come di consueto all'appuntamento del venerdì, approfondimento giornalistico a cura di Fedele Balia, che questa settimana ha ospitato nel suo appuntamento Denise Diana, pirografa di Carbonia, che ha allestito una interessante mostra di zucche ornamentali, a seguire le previsioni meteo. Vi do appuntamento quindi alle prossime edizioni del TG40, arrivederci. Heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. Piccole, grandi, a due teste, a clava, a bastone o a serpente, e ancora a scodella, a scimmia, a spugna. Nella mostra di zucche ornamentali abilmente elaborate con l'antica arte della pirografia ed esposte nella casa amica San Luigi di Serbariu, ce n'è per tutti i gusti. Denise Diana, giovane artista di Carbonia, ha dato vita al primo allestimento di lagenarie, con lo scopo di far conoscere un'antica tradizione che rischia di andare perduta. Denise non si limita semplicemente a lavorarle, le coltiva, cura il terreno e segue passo passo la crescita di quelle che poi, grazie alla pirografia, diventeranno semplici utensili o elementi decorativi. Quello che faccio con le zucche è, in un termine molto semplice, disegno con il fuoco, pirografia. Si fa prima nella zucca già pulita un disegno, un bozzetto con la matita, e poi si incide con il fuoco. Dopodiché, se... è una cosa molto lunga ma semplicissima. Se si vuole trattare per il vino, non si passa una vernicetta e si lascia naturale la zucca. Se è una zucca decorativa, si passa una vernicetta trasparente per esaltare, diciamo, la lucidità della zucca stessa e anche la pirografia, il disegno con il fuoco. È una cosa molto antica e molto forte, perché la zucca è un utensile, credo che è stregio, che serviva nella cucina, in una casa, in tutte le case c'è stata la zucca, in tutte le case. Tutti hanno un ricordo della zucca, tutte le persone di una certa età e i bambini, spero che abbiano modo, quelli che non lo conoscono, di conoscerlo. Love is a burning thing. La sua passione per le antiche tradizioni nasce quasi per caso, quando le strade di Serbariu, in occasione del 150° anniversario dalla sua nascita, vennero invase da numerosi artigiani che riproponevano le antiche tradizioni. Fu così che viene attratta dalla lavorazione dell'accusu, vasche in pietra utilizzate per nutrire e abbeverare pecore e buoi. Col tempo le sue attenzioni si concentrano nella preparazione dei vecchi cestini, costruiti grazie all'intreccio di canne o di olivastro, e nella produzione dell'olio di lentischio, un tempo l'olio dei poveri e oggi venduto al prezzo di circa 40 euro al litro. Infine, in modo del tutto casuale e con una buona dose di scetticismo, avviene l'incontro folgorante con le zucche. Nasce così una passione che la tiene impegnata di giorno e spesso anche di notte. È nata da un consiglio di un amico, una proposta di un amico, che mi ha detto che ne aveva una, semplicemente, se volevo provare. Io gli ho detto, non ci riesco. Poi, pian piano, diciamo che non mi sono mai più fermata e non riesco a smettere. Le coltivo anche io, aiuto a coltivarle questo amico che è ancora disponibile a aiutarmi nella coltivazione, nella raccolta, nell'essiccazione, tutto.
aiuto io con, diciamo, zappettando, pulendo dall'erba, raccogliendo la raccolta, appendendole, perché vogliono essere, ogni angolazione libera, vogliono aria, vogliono essere in un posto, devono essere in un posto asciutto e ventilato per poter seccare bene, perché quando sono fresche sono molto umide, quindi non devono toccare, sennò c'è il rischio che vadano male, insomma, fanno la muffa e vanno male. Su 10 zucche possono andare male anche 7 zucche, è una coltivazione molto complicata, insomma. Non tutti ci riescono a coltivarle, non è di facile coltivazione, insomma. And it burns, 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 the ring of fire. The ring of fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire. Una volta realizzate, Denise espone le sue zucche nelle fiere, nei mercatini e talvolta riesce a venderne qualche pezzo, guadagnando qualcosa da quello che tiene a precisare è principalmente un hobby. Io le espongo in qualche fiera, quando sono libera da lavoro, le espongo in qualche fiera, qualche mostra, ho partecipato al censimento degli artisti del Sulcis Iglesiente, una mostra che ha fatto la provincia, l'associazione Remo Branca Iglesias, con la Nacchera, poi ho partecipato alle varie mostre comunali delle arti femminili. Faccio mercatini, faccio fiere, espongo in casa a chi gradisce vedere, quando ho tempo. Scopo della mostra, che sarà visitabile fino al 20 aprile prossimo, è portare a conoscenza, soprattutto dei più giovani, un'antica tradizione tra divertimento e ricordo del passato. In esposizione nell'ampio giardino della casa che ospita alcuni anziani, le varie tipologie di zucca, di semi e un'ampia raccolta di ortaggi finiti, dalle più svariate decorazioni. Allora, qua c'è un esempio delle zucche che ho nel mio deposito. Ho preso un po' di tipologia, un po' di specie come dimostrazione. Sono svariati i tipi di zucca. Ogni tipo di zucca ha un suo seme. La stessa zucca ha diverso seme, se è piccola o se è grande. Quindi varia. Per fare una zucca a due teste, come può essere questa, grande, c'è un seme. Per fare una zucca a due teste piccole c'è un altro seme. I semi sono varissimi, sono moltissimi, e cambiano, variano anche a seconda di come le zucche, a seconda anche di come crescono. Dipende da come si mette il ramo, dipende da come siedono sulla terra, dipende da come sono appese, se poggiano altri rami possono variare di forma. E quindi non c'è una zucca uguale all'altra. Ci sono diverse tipologie di semi che possono essere a clava, a bastone, a serpente, può essere una stanzetta per il tabacco, le casettine praticamente erano i vecchi utensili per il tabacco, contenitori del tabacco, scodella per lo zucchero, possono essere il sifone come la Nacchera, che era un sifone, che è una zucca sifone, possono essere piccoli maneggevoli mestoli come questo. Questo è un piccolo maneggevole mestolo, può essere grande maneggevole mestolo. Ci sono svariatissime specie di zucche, può essere la scimmia, che è particolarissima perché non ha una superficie liscia, ma ha delle protuberanze molto particolari. E poi abbiamo anche la zucca spugna, che abbiamo sullo stesso. Ci sono verissime specie di zucche, a parte che lo stesso seme, come dicevo, la stessa pianta può fare zucche diverse, completamente, a seconda di come si posiziona nella pianta. My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Per domani nel Sulcis sono previste nubi di passaggio. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con intensità di 15 km orari. Raffiche fino a 23 km orari. Temperature minime comprese tra gli 11 e i 14 gradi e massime comprese tra i 17 e i 22 gradi.